do il benvenuto al Circo Passepartout per questo interessante incontro su un voto. Ce ne sono ormai, diciamo, tantissimi incontri su questo tema, ne abbiamo registrati tanti, ma io ritengo che sia utile che ce ne siano così numerosi, perché il dato delle ultime elezioni regionali è stato un dato preoccupante ed è giusto che questo fermento culturale e politico su questo dato sia in essere, perché dobbiamo capire quello che è successo, dobbiamo capire quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Per cui, insomma, questa serata, come le altre che si sono succedute e quelle che si avranno nei prossimi giorni, servono a noi, al Partito Democratico, ad affrontare quello che sarà il futuro politico all'interno di questa regione e di questa città. Io, prima di dare la parola a Davide, dico un attimo come si svolgerà la serata. Questo è un incontro nel quale ognuno può dire la sua, può fare le proprie considerazioni e tenendo però un tempo massimo di 5 minuti, io sarò inflessibile su questo elemento, perché così possiamo far parlare tutti e, insomma, quanto mai necessario che tutti possano dire la loro. Per cui io vi auguro una buona serata, un buon incontro di approfondimento, e passo la parola a Davide. Grazie. Buonasera, io mi prenderò poco più di 5 minuti, terrò anch'io più o meno, insomma saranno forse 7-8, ma non di più. Alcuni di voi lo sanno e vi ringrazio di essere ancora una volta con noi, altri invece sono nuovi a questo tipo di incontri, nuovo è anche il Presidente, quindi lo ringraziamo, il professor Lubelli, che è con noi per la prima volta, ma è l'ospite, nel senso che è il segretario del circolo qua della PD. Ma il Progresso d'Italia è poco più che una sigla, però una sigla onorata, perché richiama un passato importante, perché ha pubblicato una serie di edizioni a nome di Casa dei Pensieri, è uno strumento di Casa dei Pensieri. Casa dei Pensieri forse la conoscete tutti per tanti anni di attività culturale. 2 anni e mezzo fa ormai prendemmo l'impegno con Carlo Galli, con Andrea De Maria, oggi con Donata Lenzi, di convocare periodicamente delle riunioni aperte, a partire da un gruppo di intellettuali che si era impegnato nella campagna elettorale dei nostri parlamentari, mettendoci anche a firme, dichiarazioni, appelli, ma insomma per tenere un contatto periodico a maglie larghe, ma insomma però che segua l'attualità politica, fra le nostre rappresentanze sociali, non solo istituzionali, e il mondo della cultura bolognese, una parte sola di questo mondo che è molto grande, ma insomma una parte del mondo. Quindi l'argomento è la politica, l'attualità politica, non è tanto la cultura, però cerchiamo di mescolare le voci, perché questo avvenga, oltre che le persone più impegnate politicamente, a questo tavolo c'è con noi anche Francesco Critelli, capogruppo del PD del Comune di Bologna, che ringrazio molto, insomma, per la sua presenza. Però ecco, perché accanto a queste voci, la voce di Donata Lenzi, di Andrea De Maria, annunciate, immediatamente si mescolino anche le nostre e le vostre, insomma, per cui chiedo, insomma, che anche chi ha voglia di parlare senza problemi lo faccia immediatamente, insomma, subito dopo questa mia breve introduzione. Di cosa vogliamo parlarvi oggi, su che cosa vogliamo ascoltarvi? Sul risultato del voto in Emilia-Romagna. Il voto in Emilia-Romagna è importante e va valutato con particolare attenzione. Si dirà che questa affermazione non ha nulla di significativo, non è proprio vero. Abbiamo visto in questi giorni anche un po' qualche dichiarazione che ha sottovalutato l'impatto di questo voto, e invece noi riteniamo che si tratti di un, almeno chi vi parla, di un voto molto importante. Certamente rileva, mette in luce fenomeni specifici della realtà regionale, ma in buona misura è indice anche di fenomeni politici nazionali.
Il risultato ha detto due cose che sono solo apparentemente contraddittorie, tutte e due, non se ne può considerare una sola. La prima è nuova e drammatica, l'astensionismo. È il dato enorme di queste elezioni. Si dirà che non è una novità, in fondo anche le precedenti elezioni regionali si erano concluse in tutt'altro frangente, con mi sembra il 62%, poco più, comunque trovate il 68%, trovate i dati in cartella. Però se l'astensionismo viene da lontano ed è fenomeno non solo italiano, sta nell'epoca in qualche modo, è nell'oggi e qui che ha accelerato la sua crescita in tale misura da operare un salto di qualità. Quindi si sbaglia nel dire che non è novità l'astensionismo. Questo astensionismo è una novità importantissima. Un livello così alto di distacco fra istituzioni, esercizio della democrazia e pubblica opinione è un pericolo per la Repubblica. La seconda risultante, ripeto, può sembrare che marci su un binario del tutto differente, vedremo poi se è così o no, è che il PD si conferma, stando così le cose, l'unico partito di governo. Non è cosa da poco, ma appunto è una conferma, non è una novità. Io ricordo la frase di Pierluigi Bersani, ora tocca a noi, pronunciata subito dopo il voto così problematico, no? Che ci ha poi consegnato l'attuale Parlamento. Non so se venne compresa, insomma, forse io stesso non la comprendo, ma a me sembrò illuminante, almeno nel senso con cui l'ascoltai io, e poco colta nelle polemiche e nell'urgenza del ribaltamento che poi è seguita la vicenda della Presidenza della Repubblica. Questa frase ora tocca a noi perché è del PD, chi di voi non è del PD, insomma, diciamo, tocca al PD. Mi sembra che rimanga la cifra di questa fase politica. Siamo dentro un assetto rovesciato rispetto alla Prima Repubblica che vedeva il confronto di CPC. L'alternativa impossibile rimane ancora per quanto tempo sulla destra. Ciò comporta onori di vittoria, certamente, ma anche oneri e responsabilità di gravità inaudita. Non sono sufficienti i problemi tecnici, pure concretissimi, l'isolamento di queste elezioni rispetto al calendario della politica nazionale, l'atteggiamento dei media a spiegare l'astensionismo. Hanno influito più fattori, ma non tutti i fattori hanno lo stesso peso politico e ci consegnano uguale responsabilità. Certamente le ripetute vicende giudiziarie, gli annunci insidiosi di nuovi e presunti scandali, hanno moltiplicato il disagio, addirittura il ripudio verso la politica in Emilia-Romagna, come forse addirittura più che altrove, terra di buon governo reale e quindi non abituata a sentirsi alla gogna. Nello stesso tempo ha pesato considerevolmente, e va detto, la lontananza di una parte della sinistra dalle scelte sociali e ideali del partito cui si riferisce l'80%. Delle persone di quell'orientamento. I due fattori non vanno messi anche qui uno contro l'altro, no? Sarebbe strumentale, si sono miscelati, uno ha ampliato l'altro nel determinare in una parte vasta dell'opinione pubblica orientata al centro-sinistra uno smarrimento, questo è il termine più giusto, di ampie proporzioni. Io sento questa frase, no? Parlando nei giorni prima del voto, ho consentito questa frase: stai giocando una partita, posso capire che è una partita importante, ma non è la mia partita. Questo è quanto hanno voluto dirci, mi sembra, ancor più chiaramente gli astenuti, molto perlomeno numerosi fra gli astenuti. Ci parlate di chi eccelle, di chi vuole libertà per realizzare, per vincere, ci dite che questi sono il traino per tutti, ma io che sono massa, giovane, adulto, anziano, e lo sarò sempre, io da chi sono rappresentato? E questa è la domanda tacita, più o meno consapevole, nella mente di tanti. Si è focalizzata su una vicenda chiarissima e sulle lotte sindacali che ne sono seguite, ma forse addirittura più vasta. Chi mi rappresenta in quanto figura sociale della medietà, della normalità, che non, come dire, a cui non basta sapere che vengono sbloccati i percorsi per merito degli eccellenti.
non è la loro partita. È un dato che la dirigenza del PD deve interpretare fino in fondo, non solo quella, come poi dirò. Non basta dire che è stato lanciato un segnale, magari dalla minoranza interna o dalla CGIL, c'è ben di più. La capacità di capirlo sarà un banco di prova sia per il Presidente di Consiglio che per la sua squadra, per tutto il Partito Democratico. Perché dunque i due risultati principali non sono contraddittori? È fin troppo facile ricordare le tesi di Hirschman per comprenderlo. Se non si appartiene ad un quadro politico e contemporaneamente non si vede la possibilità di un'alternativa, allora ci si separa, si lascia. Avviene così che se le estreme prendono fiato, soprattutto la Lega, appena appena peraltro, come si prevedeva, e un poco anche a sinistra, dove la somma delle percentuali, almeno le percentuali, di Sele e altre Emilia, è superiore al risultato delle regionali precedenti, a quello di Tsipras, guardando ai voti validi il dato che emerge è un altro, si lascia, non si sceglie un'alternativa. Questo non significa naturalmente che debba rimanere così per sempre, che non vi sia una tendenza alla radicalizzazione, che invece è certamente forte, presente. Si vuol dire però che ancora non è compiutamente tradotta nelle scelte politiche elettorali. Si dice, ma perché? Perché se volevano dare un segnale a sinistra sarebbero andati per sinistra. Beh, insomma, l'Emilia Romagna è una terra che da sempre cerca una prospettiva di governo, che conosce l'importanza della credibilità delle prospettive di successo di una proposta e dove quindi la critica e il disagio, se non trovano sbocchi, si indirizzano prevalentemente all'astensione, come abbiamo visto. C'è infine un terzo risultato importante, ma qui non abbiamo forse il tempo, io poi mi auguro che lo faremo. Pochi forse lo metteranno in rilievo, almeno nell'immediato, ma è bene valutarlo, il mondo non è il PD. Vi sono nel voto altri fenomeni molto rilevanti, la grandissima difficoltà di Grillo del Movimento 5 Stelle ed anche la perdurante minorità di un centro conservatore che pure aveva questioni ideologiche tutte proprie da rivendicare, pensiamo al contrasto sulla condizione gay o sui diritti civili. E il terzo risultato è ormai la certificazione della crisi verticale del partito di Berlusconi. Quanto potrà durare la caduta nel baratro di quello che era un intero polo di aggregazione per l'elettorato, senza che avvengano cambiamenti radicali in quell'area e drastici mutamenti nel suo posizionamento parlamentare? Io non lo so dire, mi interesserà molto anche su questo punto il parere di Donata Lenzi e di Andrea De Maria. E cambiamenti anche verso il governo. Si procede ad affermare decisione, governabilità, alternativismo, assoluti e semplificati, mentre uno dei due poli come tale non esiste più. In sintesi, nel voto di ieri c'è molto da riflettere, c'è poco da archiviare. Ecco, che cosa possiamo fare? Non è che ricominci questa introduzione, ma in questi giorni ho visto Natale, insomma, i bambini ci fanno vedere i filmati che mi piacciono, sono appassionati su YouTube, qualcuno di chi mi sta intorno si è appassionato a Brancaleone, mi piace ancora, no? Ricordate, c'è quel piccolo punto in cui dopo la morte apparente del monaco conduttore del terribile ma capitato esercito di disgraziati decidono di separarsi, no? Dove andate? Dove andate? Senza meta, veniamo anche noi, no? Andate, dite anche voi senza meta, ma da un'altra parte. Io pensavo che noi dovremmo dire il contrario, ma chiunque vuole andare, magari senza meta, ma nel senso di un collettivo ragionante, di un ritrovarsi, fa un pezzo di società, così lo siamo, è un pezzo di politica, ringraziamo quelli che ci sono, saranno fatti importanti. Massimo Meliconi, so che devo intervenire. Intanto mentre Massimo si interviene, chi vuole intervenire può farmi cenno anche io. Sì. Posso sedermi? Dunque, si sente? Tanto qualcuno si vuole iscrivere, sì. Si sente adesso? Si sente? Sì. Sì, dunque, allora io cercherò di rubare poco tempo. Io partendo dall'ottima analisi di Davide, io
a me è venuta in mente qualche riflessione principalmente sul non voto. In questo senso, nel senso ci sono i dati nella cartellina, avete visto, dell'Istituto Cattaneo che parla, ho letto adesso, dice in Emilia Romagna non si è mai scesi da quando ci sono elezioni democratiche, almeno dal secondo dopoguerra, sotto il 68%. L'ultima volta, poi non so se si sia arrivati, l'ultima regionale intendo, si è arrivati al 70%, adesso si è passati in un sol colpo al 37,7%. Quindi vuol dire che, come dire, è stato un tracollo che è stato rilevato a tutti i livelli, poi è stato interpretato come una sconfitta politica. Qui c'è un discorso tutto interno, diciamo al PD, che io qui non voglio toccare tanto. L'unica cosa che mi limito a dire, avendo assistito da spettatore ad alcuni dibattiti, è francamente che quali che siano le componenti, e le componenti sono state tante, se, come dire, ci si fa uno scambio di accuse, poi ognuno ha le sue posizioni o le mie, che sono abbastanza precise, però se ci si accusa a vicenda, diciamo, si cerca di lasciare il cerino acceso nella mano dell'altro, no è colpa del gruppo dirigente locale, no è colpa della direzione che ha preso il Partito Nazionale, eccetera, eccetera. Io in questo senso non so, poi si invocava, mi ricordo l'Istituto Cattaneo che ci avrebbe spiegato, poi non so se lo spiega veramente, di chi è veramente la colpa. Io penso in generale che non ci può che essere un'assunzione da parte di tutti, di un gruppo locale e del gruppo nazionale, ammesso e non concesso, e qui vengo a lui, che questo sia da considerare un aspetto negativo. Pensando alle, come dire, alla partecipazione al voto, a me, partecipando a un'iniziativa non politica, ho sentito citare, e qui poi arrivo subito al punto, un vecchio discorso di Piero Calamandrei, che io sono andato a cercare nel 1955, su quello che viene definito l'indifferentismo. Siamo nel 1955, in cui lui si rivolge ai giovani, credo, dell'Università di Milano. Evidentemente c'era un problema di partecipazione anche allora, anche se il mondo era oggettivamente diverso, e lui fa un discorso di un certo tipo, no? Dice: l'indifferenza di fronte alla politica, senza entrare nel merito specifico di questo, di quel partito, di questo, quella situazione, è un'offesa alla Costituzione ed è un'offesa a noi. Lui si sentiva, rispetto che siamo quelli che abbiamo fatto, no? Che in qualche modo abbiamo creato questa Italia democratica, che siamo i padri della patria. Ora, poi si potrebbe citare una serie di punti che potrebbero andare prima dal famoso discorso di Gramsci sull'odio dei differenti, che è citato in 1600 volte a sproposito, fino a quello che diceva Pasolini nella sua cosa di poesia, le ceneri di Gramsci sull'impegno sociale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che c'è stato, e l'Emilia Romagna è il luogo centrale di questo, un orizzonte, non una linea di partito, perché qui non parliamo di partiti, anche perché quei personaggi avevano tutti una posizione politica, ma appartenevano, come dire, a un mondo che si era unito, che aveva combattuto il fascismo e che assieme poi si era diviso per le donne dopo il 48, non stiamo a tornare a quello, e si era diviso per poi comunque aveva creato l'Italia democratica. Quindi non è un discorso da intendersi in generale, cioè cos'è? La cosa giusta da fare è partecipare, la cosa giusta da fare è votare, la cosa giusta è esprimere le proprie opinioni. Questo è nello spirito di quello che noi abbiamo fatto, e noi abbiamo cercato di consegnarvi un paese di questo tipo. Ora, a me sembra che questo, chiamiamolo orizzonte ermeneutico, orizzonte interpretativo, ribadisco che nulla ha a che fare con aspetti puramente, diciamo, partitici in tutti i sensi, in Emilia Romagna più o meno è stato sempre, sempre tenuto in considerazione. Con un 37,7% di dimezzamento dei voti, evidentemente no. Evidentemente no, c'è una risposta negativa. Ora i temi e i problemi sono stati indagati, saranno indicati, la mancanza della politica, eccetera. Però resta un problema. Come affrontiamo noi questa cosa? Nel senso che
Io ho sentito una dichiarazione del Presidente del Consiglio immediatamente smentita che dice un problema secondario, forse qualcuno gli ha detto che effettivamente non era una buona, infatti è stata rapidamente cassata. Perché qual è il problema? E se noi abbiamo una perdita così totale, la risposta potrebbe essere questa, benissimo. Qual è il problema? Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Gran Bretagna, da decenni si vota così, ci sono più o meno queste percentuali, quindi siamo diventati una democrazia matura. Allora, è questa la risposta. Io su questa risposta che qualcuno ha fatto, ma che mi sembra un po', su cui ho molte perplessità, potrei dire la seguente cosa. Possiamo prendere un paese come gli Stati Uniti? Bene, un paese come gli Stati Uniti da 240 anni circa ha la stessa Costituzione leggermente modificata. Da 200 anni ci sono due partiti, sempre quelli, repubblicano e democratico, che non si sono spostati. Non sono mai state in discussioni le caratteristiche, fondamenti economici, sociali di quel paese. Quell'Inghilterra forse in un certo senso ancora di più. Noi, dico l'Italia, che fino a 3 anni fa, per 20 anni si è discusso, lo abbiamo detto tutti, penso che nessuno qua abbia bisogno che gli venga ricordato più di tanto che, ma come, siamo un paese dove si fanno le leggi ad persona, ma come, siamo un paese dove non c'è il conflitto di interessi, ma come, qui si attacca la magistratura, che queste cose negli Stati Uniti non succedono, queste cose in Inghilterra, in Francia, in Germania non succederebbero mai. Bene, dopo 3 anni, perché Berlusconi, adesso che Berlusconi, siamo improvvisamente diventati una democrazia matura, radicata, tranquilla, come dire, per cui siamo, va bene, c'è il 40, c'è il 37, ci so certo, c'è un problema di corruzione, tutti i problemi che sono stati detti che non voglio toccare qui specificamente, e quindi non c'è problema. Allora, è questo il ragionamento? Se è questo il ragionamento, io personalmente ho molte difficoltà ad accettarlo, evidentemente, perché io non sono così sicuro che l'Italia, forse, non lo so, molti sono disposti a dire che fino al 2011 hanno esagerato, forse l'Italia, quell'Italia lì, viveva in un mondo parallelo, adesso viviamo in un'Italia dopo 3 anni improvvisamente trasformata, a me questo non sembra. Per cui, può darsi, anzi sicuramente l'orizzonte interpretativo è cambiato, la partecipazione. Certo è che l'indifferenza o comunque l'astensione, comunque la si interpreti, è una forma di protesta che poi alla fine lascia le cose esattamente come sono. Perché? Questo è, credo, non c'è partecipazione, se non c'è partecipazione, se solo una piccola parte, stiamo qui a gioire del 44% della partecipazione alle regionali della Calabria, siamo a questo, se questo è l'orizzonte futuro, io lo trovo, non penso che l'Italia possa permettersi questo tipo di impostazione, per cui questo ci interroga. E siccome ho la sensazione, e chiudo, che questo discorso che ho fatto adesso sul fatto che siamo una democrazia matura, prima o poi, già adesso, ma sempre pian piano che si raffredda il dato emiliano, no? l'Emilia Rossa, questo ragionamento prenderà sempre più piede. E io invece credo che, ci debba essere almeno un tentativo in cui deve essere coinvolta la politica, deve farlo, per ripartire. Perché un paese come l'Italia, con la storia dell'Italia, con una piccola, o non tanto piccola comunque, dichiarata, poi il trend vedremo se sarà questo, però c'è la Sardegna, poi ci sono state altre elezioni regionali in Sardegna, alla fine in Sardegna ha votato il 50%, è stata tutta una discesa, non lo sappiamo, però io credo che questo sia una cosa che ci interroga, una cosa che ci riguarda, perché, ribadisco, un paese come l'Italia, con la storia che ha l'Italia, in cui votano, sì e no, magari il 40-45% delle persone, qualche problema anche di tenuta democratica alla lunga potrebbe avere.
Io chiamo Paolo Ghiresi. Sarò solo della revisione telegrafica. Io dico questo anche per i contatti che ho avuto con operai che erano all'avanguardia della classe operaia negli anni d'oro e che si sono battuti per i diritti, e noi ci troviamo tutti gli anni, ci troviamo tutti gli anni con questo, facciamo cena e discutiamo un po' di queste cose. Io sono rimasto spaventato del fatto che alcuni di loro addirittura si astengano. Guardate, erano quadri e sono ancora, spesso nei circoli territoriali nostri, sono ancora dei quadri che dovrebbero essere all'avanguardia. Qualcuno non ha levato la testa, qualcuno si astiene, eccetera. Sicuramente gli scandali locali hanno influito, questo è fuori dubbio. Però è forte anche la delusione per le promesse mancate da parte del nostro Presidente del Consiglio, soprattutto per quanto riguarda la situazione economico-sociale, perché non si danno risposte vere sull'economia, la situazione è stagnante, abbiamo visto in America che Obama ha fatto grandissimi investimenti in questa maniera è riuscito a tirar fuori il paese dalla crisi economica. Non sembra a vantaggio dei più poveri, perché anche in America resta una grande differenza, però la situazione economica è molto migliorata. Noi qui non si vedono investimenti in economia, i piani promessi col semestre europeo dicendo che avremo ottenuto chissà cosa, mi pare siano veramente qualche cosa, 300 miliardi, Juncker sono 25, dovrebbero poi attivare non si sa quali risorse, eccetera. Non si vedono investimenti nell'economia. C'è una situazione anche che riguarda l'evasione fiscale. L'altro giorno c'era un tedesco, giornalista, dalla Gruber, che diceva ma noi tedeschi siamo incazzati con voi anche perché avete una grandissima evasione fiscale e non siete capaci di combatterla. Poi ce lo fate pagare a noi. Cioè ha ribaltato un po' le accuse che noi facciamo ai tedeschi di essere egoisti, eccetera. Quindi evasione fiscale, tassazione dei grandi patrimoni, degli alti redditi, se ne c'è, ma si vede poco, insomma, rispetto ai risultati. Insomma, non si vede un programma, un piano di azione di questo governo che porti fuori dalla crisi e dia qualche vantaggio sul piano sociale, dove tra precari, disoccupati, poveri, 6 milioni di poveri in Italia, pensionati al minimo, eccetera, c'è una situazione sociale, questo lo dicono tutti, di grande tensione. Ci sono perfino delle forze sociali, io per esempio faccio un esempio, Sbilanciamoci, è un gruppo a cui fanno capo molti movimenti del sociale, tra l'altro mi sembra l'ARCI, una serie insomma, di movimenti del sociale, ha fatto un programma alternativo dove ha messo insieme queste cose, investimenti nell'economia, risorse da trovare attraverso la tassazione, attraverso il perseguimento dell'evasione fiscale, un programma centrato quindi sul rilancio dell'economia. Nessuno se no qua, il reddito minimo garantito, tra l'altro un'altra cosa molto importante, che ci permetterebbe anche di avere un rapporto con il movimento di, la parte migliore del movimento di Grillo, di queste cose per ora non se ne vede traccia. Io devo dire la delusione è profonda, perché siamo partiti con questo governo con gli 80 euro, che era un fatto positivo, sembrava che in pochi mesi si potesse riavviare l'economia, qui la situazione è molto pesante. Aggiungiamo a questo gli attacchi ai diritti dei lavoratori che abbiamo conquistato con delle lotte, tutta la storia dell'articolo 18, non entro nel merito, il fatto della mancanza di un dialogo tra il governo e le forze sociali, si fanno scioperi della CGIL e della UIL, in questo caso anche della UIL, non c'è nessuna risposta, non c'è dialogo, Renzi continua a dire noi decidiamo come ci pare, non vi ascoltiamo, e quindi la situazione, c'è perfino un attacco all'Ulivo, dice gli ultimi 20 anni sono stati un fallimento, chi l'ha detto? Nel Prodi 1 i primi 5 anni si fecero tante cose, io stavo a Roma, ero responsabile di un settore CGL, si fecero delle leggi positive, che ci sono tuttora, sono dalle poche leggi positive che Berlusconi non è riuscito a spazzare. Quindi io credo che dobbiamo cambiare proprio l'atteggiamento adesso è un atteggiamento tanto di ascolto delle forze sociali, secondo di un piano, programma che non ha il PD, che bisogna che venga messo in piedi. Quindi io credo che se non facciamo questo ci troviamo con la formazione politica sinistra come Syriza, se Podemos in Grecia e in Spagna. Podemos sta diventando il primo partito
e soprattutto con reazioni a destra come quella francese, con una polarizzazione in sostanza in cui il PD rischia di diventare perdente, ma non nel 2018. Io dico che queste cose avvengono molto rapidamente, anche se si dice che voteremo nel 2018, perché poi i processi sociali sono molto più rapidi di quello che pensa la politica. Liviello. Voglio essere estremamente franca. Prima mi vergognavo di Berlusconi, adesso mi capita molto spesso di vergognarmi di Renzi. Questa situazione non mi piace per niente. Allora, provo a fare un'analisi un po' generale. Da un certo punto di vista, sotto il profilo storico, epocale, è indubbio che noi stiamo ritornando all'Ottocento. Una scarsissima percentuale della popolazione lavorerà e il resto rimarrà senza lavoro. Questo è evidente. In questa situazione, quindi, è pensabile che si possa soltanto radicalizzare lo scontro e che pochi potranno andare a governare con percentuali dello 0, e molti rimarranno senza camicia. Il PD, poiché ha come premessa il portato anche di rappresentanza dei ceti sociali dell'APC, ha finito per rappresentare i ceti medi, che in realtà erano la borghesia illuminata che ci ha aiutato a fare in modo che l'Italia fosse una repubblica e una repubblica democratica. Il ceto che viene attaccato da questa crisi è proprio il ceto medio, quindi è evidente che il PD perde qualsiasi riferimento di rappresentanza e non riesce ad essere nata. Poi si pretende di... il progetto del PD era un progetto piuttosto ambizioso, una sorta, almeno io l'ho intesa così, di superamento, di compromesso storico, superamento del compromesso storico, per cui le forze più sane del paese, cattoliche, comuniste, persone di buona volontà, laiche, si riunivano e portavano avanti una nuova forma, diversa forma di Stato, su una concezione bipolare, dove dall'altra parte ci stava la destra auspicabilmente gabbata, pensante. Noi dall'altra parte in questo momento abbiamo una destra che può essere solo leghista, con tutto il portato che ne deriva, e quindi possiamo soltanto dare uno scontro. Ma all'interno del nostro progetto, e questo a me lo evidenzia proprio Mafia Capitale, quello che io vedo non è un accordo, un compromesso tra le forze sane, il superamento del compromesso storico. Quando è successo quello che è successo a Roma, la prima cosa che mi è venuta a pensare è stata: caspita, noi pensavamo a unire i cattolici e i comunisti, e invece c'era chi pensava di unire la sinistra criminale. È una cosa schifosa. Non possiamo assolutamente tralasciare questo tema, sotto ogni punto di vista. Non si tratta più soltanto di questione morale, di cui normalmente ci riempiamo la bocca ma non andiamo oltre, ma si tratta proprio di ristabilire le regole al nostro interno e anche all'esterno. E queste regole devono essere praticate. Queste regole devono essere praticate anche all'interno del partito. Io per esempio sto vivendo con grande sofferenza la formazione del padrone regionale, perché non concepisco che in relazione a una candidata che ha preso un numero spropositato di voti, Simonetta Salia, e che inoltre una delle pochissime donne, non so se sia addirittura l'unica, non concepisco che secondo la legge, secondo le regole di un Stato di diritto, a questa donna non debba essere dato un ruolo di rilievo. Questo per me è un tema di etica, è un tema di regole ed è anche un tema di partecipazione politica. E penso anche che se ho diritto come iscritta di partecipare alle primarie, ho anche il diritto di scioperare. Se il mio partito non mi rappresenterà, io rimango iscritta, ma mi rifiuterò di votare. E lo rivendico. Infine, sulle proposte. Se il quadro è questo, è evidente, e se il progetto del PD doveva essere o deve ancora essere la concentrazione delle forze democratiche, delle forze di sinistra, è evidente che qui a sinistra non c'è proprio niente. Perché quello che sta andando avanti è un partito di destra, di centrodestra. Perché le proposte di Renzi non vanno in altro senso. Sarebbe importante assolutamente aprire in chiave ricompositiva, quantomeno su alcuni obiettivi minimi, aprire a tutte le forze di sinistra, a tutte le persone di sinistra che vogliono impegnarsi sulle tematiche e cercare di riformare un'area, anche perché altrimenti quest'area, per l'appunto, come dicevo prima, sparirà. E allora su quali proposte?
quelle per l'appunto che ci mancano come partito di sinistra. Qualcuno sta parlando del salario minimo garantito, certo, se tu hai una schifezza con il Jobs Act, dove sei libero semplicemente di essere licenziato, devi per forza avere, per riuscire a ricentrarlo, per il diritto al salario minimo quando ti mettono a casa, perché altrimenti è veramente uno sfascio. In questo momento, tenuto conto anche di quello che dicevo prima riguardo alla rappresentanza del ceto medio, se sei a casa dal lavoro, e comunque se sei un ceto medio che non è più ceto medio, devi almeno avere la casa, la prima casa garantita, è il minimo, in questo momento è il minimo per uno Stato moderno. Ultima cosa, le tasse. Io non so se voi sapete che in Equitalia ancora adesso se vai a rateizzare ti fanno dei rati di 1.000-2.000 euro al mese, perché i rati non sono equiparati all'ISEE, sono equiparati alla tassa ISEE, quindi la gente è disperata. Noi rispetto a questo non diciamo niente, quindi che Stato vogliamo costruire? Rossini. Buonasera, allora rispetto alle elezioni quello che secondo me i cittadini hanno voluto mandare dare è un messaggio molto preciso su quello che è la loro percezione della politica, in particolare della regione, perché hanno votato per le regionali, non hanno votato per le politiche nazionali o quelle europee. Perché sono mancati quelli che a mio avviso sono delle condizioni fondamentali, che sono gli elementi motivazionali per cui una persona era spinta per andare a votare. Una mia amica, ad esempio, che ha sempre votato, suo padre addirittura ha sempre partecipato alle feste dell'unità, e nonostante come dire i discorsi, anche i messaggi e quant'altro, io partivo presupposto che avrebbe votato, lei poi alla fine ha detto che non ha votato perché ha detto non siamo delle pecore e non è che votiamo a comando, quindi o ci sono degli elementi motivazionali precisi o altrimenti le persone, chiaramente i cittadini, no? Non parlo delle persone che fanno politica, che hanno magari una motivazione maggiore, ma i cittadini normali, se non hanno questi elementi motivazionali, non hanno poi un obiettivo preciso e quindi una motivazione per andare a votare. Quindi il problema secondo me non riguarda quello che diciamo è già avvenuto, ma quello che poi adesso sarà, quello che la regione Emilia Romagna dovrà fare. E visto che il tema è anche la cultura e non è un tema irrilevante, dobbiamo considerare che la regione Emilia Romagna, vi do alcuni dati, era prima nei consumi culturali, adesso è terza nei consumi culturali. È seconda per il numero di musei in Italia, dopo la Toscana, ma è nona come praticamente presenza turistica. Quindi vuol dire che la cultura, alla fin fine, è sempre stata autoreferenziale e non ha mai sfruttato le sue potenzialità in un'ottica di sistema, quindi non ha mai ottimizzato, come dire, tutte le proprie attività o iniziative finalizzandole a questo tipo di attività e questo è un problema serio e è un problema serio anche quale sarà la politica culturale della regione nei prossimi 5 anni, perché finora la regione ha in qualche modo sempre delegato agli altri, no? La politica culturale senza mai esprimere fino in fondo una propria politica, una propria identità. Faccio degli esempi specifici. Ad esempio sul cinema, la regione Emilia-Romagna non ha mai avuto una politica particolare specifica sul cinema, ha sempre delegato ad altri, no? In particolare ha delegato molto la Cineteca. La Cineteca è una grande eccellenza, è una, sicuramente nell'ottica, nell'ambito del restauro è la più importante struttura, una delle più importanti a livello mondiale. E ha delegati competenti, così come nei festival, e fra l'altro potrebbe spendere questo... questa competenza in maniera così ancora più rilevante, in quanto ci sono poi 100 anni di storia del cinema da restaurare, in quanto il cinema già non si fa più in pellicola, quindi quello che resta è, come dire, un mondo che va salvaguardato, no? E la Cineteca in questo può essere un'eccellenza, così come i festival. Ma se la Cineteca vuole fare anche tutta una serie di altre cose, automaticamente le farà male, perché è un problema di competenze. Allora, mio fratello ad esempio è un bravissimo veterinario, anche chirurgo,
Però non credo che qualcuno di voi, se sta male, chieda di essere operato da mio fratello, nonostante conosca la medicina benissimo. Ma forse siete un calungato, magari lo portate, ma non certo vi fate operare da lui. E questo lo si è visto ad esempio anche nell'attività di Green Commission che la Cineteca aveva iniziato a fare, no? Che è stata poi chiusa perché c'è stato un grosso problema di risposta delle produzioni e di servizi che le produzioni chiedevano a una struttura. E non basta mettere un cartello fuori dalla porta per dire abbiamo una Cineteca, perché bisogna creare le condizioni affinché la Cineteca ci sia e funzioni effettivamente. Quindi sostanzialmente, secondo me, quello da cui dobbiamo partire sono delle attività specifiche legate all'espressione di una specifica politica culturale che la Regione in questo caso dovrà esprimere in ambito culturale e in tutte le altre attività, e sarà sui contenuti che poi le persone decideranno se Bonaccini avrà governato bene o male nei prossimi 5 anni. Grazie. Mazzone. Io vorrei soltanto suggerire un attimo alcune cose, anche cercando di superare un poco il tempo molto contratto con cui spesso agiamo e con cui ci troviamo a ragionare, a stabilire i nostri giudizi e i nostri passaggi. E probabilmente, appunto, ecco, a uscire dall'ottica che non si sa cosa succede fra un mese e mezzo, se il Presidente della Repubblica sarà ancora questo, se ne avremo un altro, come si giungerà alla sua elezione, ma appunto in un'ottica che non va oltre il mese e mezzo più o meno. Ecco, io credo che condividendo gran parte delle critiche che sono state fatte, sono uscite in queste settimane, sia intorno al comportamento del PD, sia intorno alla vicenda delle nostre elezioni, cercherei però di cominciare a immaginare di costruire qualche cosa d'altro. Ecco, questa sera ad esempio è già un primo segnale, cioè credo che abbiamo bisogno di luoghi nei quali confrontarci, luoghi di riflessione, luoghi di studio, luoghi di scambio di idee. Purtroppo, ecco, questi luoghi temo che il PD non sia più in grado di offrirli, proprio per un isterilirsi degli schieramenti interni, anche un involgarirsi della polemica, che impedisce appunto di guardare oltre uno spazio temporale estremamente ristretto. Ecco, quindi io inviterei, penso, ecco, che una delle constatazioni da fare è che probabilmente ci troviamo di fronte a svolte di dimensioni da tempi lunghi, insomma, cioè non a fenomeni, come dire, di superficie, ma a movimenti profondi della società e di fronte ai quali siamo probabilmente anche impreparati. Penso che bisogna molto semplicemente mettersi a studiare, andare a cercare di capire ad esempio che cosa sta succedendo in altre realtà, ecco, uscire fuori dalla nostra situazione italiana, entrare dentro in maniera molto forte al resto sia dell'Europa ma anche del mondo, ai processi appunto di globalizzazione, intesi non in un modo esclusivamente superficiale o di merci che viaggiano, ma intesi anche come profondo cambiamento di struttura anche mentale
dell'uomo, qualcosa che può essere considerato analogo forse alle scoperte delle Americhe o dei nuovi mondi. Ecco, sicuramente forse ecco l'unica istituzione che un poco si muove, cioè i Ghilesi, che si è mossa in questa direzione di analisi, che forse ha un quadro, è certamente la CGIL. Credo però che non basti la CGIL, sono già alla fine, benissimo. Credo che però non basti la CGIL, insomma, ecco, uno dei compiti, e qui finisco, è proprio questo, ecco, cioè un invito a superare il giorno per giorno, a creare e a moltiplicare luoghi di discussione e luoghi di riflessione e di pensiero e scambio di ragionamenti non solo sul quartiere bolognese, ma anche su una realtà un po' più grande. Grazie. Professor Cella. In situazioni come queste mi sento un po' perso, senza... C'è il microfono. Mi sento un po' perso senza una, come dire, una interpretazione storico-politica delle... No, non va. Della situazione nella quale ci troviamo. Almeno questa è la mia abitudine, cercare di capire le ragioni lunghe, insomma, di una difficoltà che vivo. Recentemente c'è stato un incontro interessante organizzato dalle ACLI regionali dell'Istituto De Gasperi su chi e perché ha ucciso Aldo Moro, che è stato anche un tentativo di stabilire delle cesure, stabilire un prima rispetto ad oggi. In particolare qualcuno ha sviluppato questa tesi. Con Moro, più che un disegno di compromesso storico, è venuto meno un momento di reciproca legittimazione tra due cose un po' strane della storia europea: un partito di ispirazione cristiana e un partito comunista saldamente, entrambi ancorati all'esperienza italiana, per un disegno di democrazia compiuta dell'alternanza. La morte di Moro ha bloccato questo disegno, che in qualche modo è ripreso dopo il crollo del muro di Berlino, ed è ripreso nel pieno dell'offensiva della cultura e delle politiche neoliberali, liberiste. Il disegno di Aldo Moro, che in qualche modo incorporava anche le preoccupazioni del Partito Comunista, di una personalità come Berlinguer, era di una democrazia dell'alternanza, ma a partire dalla condivisione dei principi fondamentali di quella cosa un po' molto particolare, che è la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, una Costituzione molto particolare rispetto alle costituzioni coeve, la costituzione che noi potremmo dire è la costituzione progressiva, insomma penso alla costituzione italiana come costituzione economica, non l'ha nessun altro paese europeo. Ebbene, quel disegno di Aldo Moro puntava all'alternanza, ma ancorandola per entrambi i soggetti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, ai principi di una Costituzione che queste due forze avevano fatto, avevano creato.
E invece noi abbiamo avuto l'alternanza dopo il crollo del muro di Berlino, nell'offensiva delle culture neoliberali che in qualche modo hanno confuso per tutte le acque. Per cui c'è stata questa sorta di confusione di ruoli. La sinistra che è diventata un po' destra, la destra che ha rafforzato a molte volte, come dire, si è presentata molte volte in modo un po' ridicolo, in modo ridicolo farsesco di Berlusconi, ma accentuando ulteriormente i tratti della destra italiana, i tratti asperi della destra italiana, in una situazione in cui per tutti, compresa la sinistra italiana, compreso il Partito Democratico, oggi è molto difficile dire qual è la tua posizione nei confronti dell'orizzonte costituzionale. Anche per noi è difficile dire se siamo ancora, crediamo ancora a quell'orizzonte, al realismo di quell'orizzonte. Il Partito Democratico è stato creato dentro a questa situazione molto problematica in cui la sinistra, io, a me interessa questa parte, la sinistra diventava un po' destra, si faceva integrare dall'orizzonte, un orizzonte, una situazione che veniva da lontano ma che in Italia è stata vissuta come l'abbiamo vissuta noi nel Partito Democratico. Nei 30 anni da Craxi ad oggi, dove fondamentalmente, insomma, io credo si possa tranquillamente dire, più che non attuata, la Costituzione italiana è stata snobbata, larghissimamente snobbata, abbiamo pensato a cose diverse. In fondo noi oggi diciamo c'è Renzi, ma Beltroni non era tanto diverso da Renzi. E noi dobbiamo cominciare a dirle queste cose. Per noi i problemi non vengono da lontano. Io penso al discorso di Beltroni a Torino, il famoso discorso del dopo, e mi ricordo quattro tratti peculiari che sono dentro al problema del nostro partito. Il primo: in quel discorso Beltroni rinuncia a un straordinario impegno dello Stato per la piena occupazione e dice, beh, posso pensare a una politica di forti ammortizzatori sociali, di universalizzazione dell'aiuto sociale nei confronti delle situazioni di difficoltà, ma rinuncia a quello che invece per i nostri costituenti è il punto cardine, una grande politica per la piena occupazione. Gli ammortizzatori sociali per i nostri costituenti, questo appare chiaro ricostruendo gli atti dell'Assemblea Costituente, sono secondari, sono vissuti in termini congiunturali, non vengono prima di una forte politica per la piena occupazione. Beltroni, nel discorso del Lingotto, fondamentalmente rinuncia a questo impegno straordinario dello Stato e dice, beh, mettiamo in piedi, in una situazione di difficoltà che capisco arriverà, mettiamo in piedi ammortizzatori sociali, ma è già un saltare la nostra Costituzione, lo spirito della nostra Costituzione. E poi c'è l'interpretazione della situazione sociale in termini di semplificazione, sburocratizzazione, il conflitto sociale sparisce. E il conflitto sociale da valorizzare, certo, da controllare, da tenere sotto controllo, ma anche da valorizzare insieme alle tutele, da mettere nelle mani delle persone più e prima ancora che delle organizzazioni. E nel discorso del Lingotto è chiaro questo. Il Partito Democratico un po' spegne la cultura che avanza nel discorso, spegne il conflitto sociale, non crede più al conflitto sociale e alle possibilità che pur in termini di controllati può dare alla politica, allo sviluppo della comunità.
E poi c'è il discorso del Lingotto, il partito liquido. Il partito liquido, badate bene, che si accompagna per il candidato, i candidati, soprattutto il candidato vincente alla segreteria nazionale, all'uso massivo dell'articolo statutario che passa sotto il nome di formazione dell'indirizzo politico, che è insieme l'elezione del segretario e delle assemblee, e dell'assemblea nazionale e dell'assemblea. Sparisce con Veltroni, da Veltroni in poi sparisce l'assemblea, le assemblee, i momenti collegiali in cui noi possiamo far contare le nostre opinioni. La vicenda del partito è tutta concentrata sulla vicenda del candidato alla segreteria. E da ultimo, il quarto punto del discorso del Lingotto, è il partito a vocazione maggioritaria. Cioè il partito che si sente lui solo protagonista, lui solo deve vincere. Cessa il lavoro di costruzione del centro-sinistra, cessa l'ulivo ospitale di Romano Prodi, l'ulivo che aspetta tutti i soggetti, anche quelli che hanno più difficoltà a mettersi in onda con l'esperienza dell'ulivo. Cessa questa attenzione, cessa questa ricomprensione di un orizzonte che comunque deve essere un orizzonte ampio. Cessa da parte del Partito Democratico soprattutto il ruolo del fratello maggiore nei confronti dei partiti della propria sinistra, che stentano a strutturarsi, stentano a mettere in piedi anche loro una proposta che insieme a quella del Partito Democratico potrebbe essere maggioritaria, non nei termini non col premio, ma spontaneamente nel consenso dei nostri elettori. Perché in realtà nel progredire dell'astensione c'è anche la proposta, l'interiorizzazione dei partiti politici, del nostro partito in particolare, come partito che vince col premio e non vince realizzando l'adesione della maggioranza degli elettori, che è tutto un altro problema. È molto facile vincere col premio, con o senza ballottaggi, è molto difficile invece vincere col consenso dei nostri concittadini. Ma d'altra parte, io mi permetto anche di dire, qualche difficoltà noi l'abbiamo avuta, l'abbiamo vissuta anche prima di Veltroni. L'ultimo governo Prodi, la sua fine, la sua crisi, è un mistero nel confronto a posteriori, nei nostri ragionamenti sulla politica italiana. Noi abbiamo ancora della crisi del governo, dell'ultimo governo Prodi, una visione un po' superficiale. Il governo dei dissidi, dei contrasti, ma questi sono gli ultimi fotogrammi. Sono gli ultimi fotogrammi di un film che nasce con un forte problema di sintesi politica dentro una struttura bipolare, sintesi politica per la sinistra, per il centro-sinistra. Io ricordo i motivi dei contrasti, furono la riforma della pensione, furono il protocollo del welfare, e fu una gestione politica insufficiente di queste visioni diverse su temi di così grande rilevanza. Insomma, per dire che Renzi non è la cosa straordinaria, Renzi è dentro al percorso del Partito Democratico. E da questo punto di vista mi preoccupa Renzi, perché io ricordo l'esperienza di Blair. E ricordo anche cos'è successo in Inghilterra quando Blair ha finito la sua esperienza. C'è stato uno sfarinamento dentro all'ambito della sinistra, del centro-sinistra, diciamo, delle culture più o meno liberal democratiche inglesi. C'è stato davvero un sommovimento al punto che oggi il Partito Laburista è un partito in serissima crisi.
È un partito il quale ha il problema della continuità e io non vorrei che anche noi, tra un anno, due anni, si sia lì a dire ma abbiamo un futuro, abbiamo davvero un futuro, perché il processo adesso con Renzi sta cadendo a rotolo. Prima era un processo del quale dovevamo accorgerci, non ce ne siamo accorti probabilmente perché ci diceva ah, Veltroni è pur sempre dentro la nostra famiglia. Adesso abbiamo una persona che fa le stesse cose provenendo da orizzonti culturali molto differenti, ma facendo le stesse cose, avendo le stesse intenzioni e tra l'altro avendo anche una notevole capacità di fare le cose che vuole fare. Ecco perché io, insomma, voglio chiudere questo mio intervento con un interpello agli amici parlamentari che stanno attorno a questo tavolo. La situazione è grave perché io sento che c'è un problema di continuità per il Partito Democratico, per una presenza della sinistra, del centro-sinistra, del miglior centro-sinistra italiano. Un problema di continuità, non vorrei che si chiudesse questa esperienza insieme a Renzi, quando questa persona, questa politica avrà chiuso il suo ciclo, ci potrebbe essere un problema di continuità per l'esperienza, la nostra complessiva esperienza. Insomma, io non mi sento, d'altra parte condivido tante cose che diceva Davide, insomma, come facciamo, chi dice oggi, chi oggi si astiene dal voto, nella maggioranza dei casi se si astiene per una difficoltà di adesione alla proposta del nostro segretario nazionale, difficilmente può passare ad altri orizzonti, altri partiti, altre formazioni politiche, si astiene. In fondo io ho fatto così, semplicemente mi sono anch'io astenuto, senza sentirmi di poter aderire a proposte alla sinistra del PD, che sono proposte ancora meno razionalmente organizzate e ancora così poco soddisfacenti per uno come me. Insomma, io vorrei dire, io voglio rimanere dentro a questo partito, però dentro a questo partito bisogna cominciare a organizzare il confronto, qualche no, magari ben selezionato, molto ben selezionato, più sulle politiche per il lavoro, perché non c'è soltanto il fatto che ci sta sparendo quella che è stata una tutela molto importante, la tutela reale dell'articolo 18, ma c'è un governo che non fa niente per creare direttamente occupazione. Ha ragione Galino da questo punto di vista. Luciano Galino prospetta soluzioni di partito del lavoro e cose del genere sulle quali ho qualche difficoltà, insomma, qualche perplessità, però lui ha ragione quando dice questo governo sta menando il can per l'aia. Qui c'è un problema di disoccupazione, di lavoro precario assolutamente pervasive. Nel giro di qualche anno lo Stato italiano, lo Stato, e non può essere che lo Stato nella impossibilità del mercato di interpretare oggi fino in fondo i nostri bisogni, lo Stato deve mettere in piedi una politica di creazione diretta di occupazione. Il governo, questo governo non lo sta facendo, e quindi qualche no ben selezionato, più sul lavoro che non sul Senato, più sul lavoro che non sul Senato. Prima o poi io me lo aspetto, prima o poi la gente che ha avuto difficoltà a votare per il PD, pur sentendosi fino in fondo dentro a questa esperienza, per la quale abbiamo sciolto partiti, io quando ho sciolto il mio partito, che non era tanto la Margherita, ho sciolto il Partito Popolare, ricordo la gente che piangeva per sciogliere quel partito, eppure
Eppure quello è stato un sacrificio che poteva avere un suo senso, immagino che nel Partito Comunista quanti si sono trovati nella stessa identica condizione di chi piangeva all'ultimo congresso del mio partito. Eppure sono stati sacrifici inutili. Allora, il confronto, bisogna organizzare il confronto. Prima o poi Renzi si deve trovare degli ostacoli sulla propria strada. E qui bisogna essere molto sinceri, molto sinceri. Non accettare le convenienze. Io voglio mettere dei blocchi alla tua proposta che non mi convince. Bisogna proprio parlare molto semplicemente, si parla molto semplicemente alla coscienza degli indecisi. È il modo migliore per parlare agli indecisi, per parlare a coloro che si astengono dal voto, che si astengono attivamente, positivamente dal voto, perché vorrebbero avere i propri rappresentanti dentro agli organismi che contano, ad organizzare finalmente una seria, efficace contestazione. Grazie professore, ricordo i tempi.